torniamo all'attualità, all'attualità di un paese che soffre in particolare questa traversata nella difficile congiuntura economica. Parliamo con uno scrittore, Christos Economou, uno scrittore greco, lo ha incontrato per noi Luca De Nicola, la regista è Anna Battipaglia. Sono con il giornalista e scrittore greco Christos Economou, autore del libro Qualcosa capiterà, vedrai. Economou, i suoi racconti sono ambientati nei quartieri popolari del Pireo e hanno per filo conduttore la povertà, una povertà di sentimenti, di cose, ma anche di comunicazione e direzione. Insomma, una miseria apparentemente totale, è così? In effetti sono delle storie a vari livelli. Il primo livello è quello della povertà materiale, ma quello che mi interessa di più è la povertà, come lei dice giustamente, dei sentimenti, la povertà di comunicazione, perché così credo di poter creare appunto delle storie a più livelli con dei personaggi con cui il lettore si può realmente rispecchiare. Economou, le sue sono storie di persone che lei porta alla luce per auscultarne il cuore, sono persone impaurite e accompagnate ogni passo dall'ansia delle bollette da pagare, dei pagamenti incombenti, ma sono anche ritratti di un'umanità vibrante alle prese con lo sforzo di vivere quotidiano. Il tema principale di queste 16 storie è sicuramente la paura, ma ad una prima lettura, perché attraverso queste storie e queste persone io voglio cercare di portare alla luce la loro speranza e il loro credere nella vita, appunto perché io credo che uno dei ruoli principali della letteratura sia mostrare la speranza e il credo nella vita delle persone. Economou, lei però nel suo libro parla anche di coraggio, che evidentemente non è soltanto il coraggio di sopravvivere ai pagamenti, alle bollette, agli sfratti o alla disoccupazione dilagante, ma soprattutto il coraggio di non perdere la capacità di sognare e di volare. Ho voluto far vedere che il coraggio spesso parte da situazioni estreme e attraverso queste storie ho voluto anche far vedere che in molti casi più forte è la paura, più forte è anche la capacità di reagire a questo sentimento. Grazie e congratulazioni. Qualcosa capiterà, vedrai, il nuovo libro di Christos Economou per Editori Internazionali Riuniti. Alla prossima.